Buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'oggi a questo ennesimo appuntamento con la Sika Web Academy. Giornata piovosa oggi, almeno qua al nord, da dove vi stiamo trasmettendo noi. Io e Alessandro Negrini siamo in Lombardia, mentre Maria Elena è in Friuli, ma bene o male qua giornata brutta, anche se abbiamo sentito dire che al sud invece ci sono delle temperature ottime. Quindi un po' un'Italia divisa, diciamo, però unirla ci siamo noi con questo ulteriore webinar che va un pochino a completare un percorso che stiamo portando avanti sul mondo delle pavimentazioni. Se non erro, tra l'altro, con Alessandro e Maria Elena, che a breve vi presento, avevamo fatto il primo webinar a fine marzo di questa Sika Italia Web Academy, proprio dedicato al flooring, quindi ai pavimenti in resina, però li abbiamo trattato scuole e ospedali, se non sbaglio, era quella un po' la Sì, tematica di giusto quella. sanitario, viene sanitario. Perfetto. Mentre oggi ci spostiamo su un altro mondo, quindi evidentemente analizziamo sempre il tema della pavimentazione, ma con altre problematiche, altri tipi di sollecitazioni chimiche e meccaniche a cui sono soggette queste superfici. Quindi entreremo un pochino nel mondo della produzione dell'industria del food and beverage. Vi dicevo, insieme a me ci saranno Alessandro, che ormai è un navigato esperto, ma anche Maria Elena di questi webinar, perché li abbiamo già ritrovati parecchie volte con noi, quindi conoscono già un pochino tutto di come funzionerà questa ora che trascorreremo insieme. Invece io, come sempre, faccio questa premessa per chi magari è la prima volta che si trova collegato con noi a seguire questa argomentazione, perché magari si sta occupando o si occupa abitualmente proprio di queste tematiche, quindi magari ha scelto di entrare in questo percorso formativo proprio oggi. Allora, questo strumento ci dà, come dico sempre, due opportunità interessanti. La prima è di poter portare questi contenuti un pochino in maniera capillare in tutta Italia, quindi immagino, io ho fatto un po' la premessa legata al meteo nord-sud, ma effettivamente ci potete, immagino ci stiate seguendo da tutta Italia. L'altra opportunità che ci dà questa stanza virtuale è un qualcosa di effettivamente invece molto interessante, che va quasi oltre le opportunità che sono offerte in una formazione frontale tradizionale, ed è l'opportunità di interagire, quindi attraverso chat, con me, che farò da moderatore, ma in ultima istanza, in definitiva, con i nostri relatori. Come si fa ad interagire? Si fa con il pannellino che vedete sulla destra del vostro schermo, che è il pannello di GoToWebinar, software che stiamo utilizzando per questa diretta. C'è un campo chat domande che molti di voi stanno già utilizzando per scriverci il buongiorno. Ecco, lo stesso pannellino lo potete utilizzare per fare in formato scritto le domande. Sarà mio compito raccoglierle e porle ai nostri relatori. In particolare ad Alessandro, che sarà il relatore, diciamo, principale, che avrò il piacere anche di interrompere con le vostre domande durante la presentazione, quindi non le terremo tutte per la fine, cercheremo di fare qualcosa di molto interattivo, ma anche Maria Elena Centis, che in virtù proprio della sua preparazione anche legata al mondo della chimica, sarà di supporto eventualmente per rispondere a domande molto specifiche che potranno arrivare da parte vostra. Detto questo, l'orario è quello consueto con cui diamo il via a questa presentazione, anzi, manca un minuto perché sono solito iniziare alle 11:10, quindi rubo ancora qualche secondo per ricordarvi che le slide vi verranno spedite via posta elettronica nell'arco di un paio d'ore dal termine di questa diretta, e che invece sia il video di questa registrazione, ma che di tutti gli appuntamenti precedenti e di quelli che andremo a fare nelle prossime settimane. Dopo vi presenterò magari in conclusione un pochino il calendario dei prossimi appuntamenti. Li trovate tutte le videoregistrazioni sul canale di Sika Italia, canale YouTube di Sika Italia, quindi potete andare lì e rivedervi tutte le varie registrazioni. Quindi, nella fattispecie, se siete interessati al mondo delle pavimentazioni, potete andarvi a rivedere anche i webinar che abbiamo già tenuto. Detto questo, l'orario è arrivato, quindi saluto Maria Elena, che rimane a seguirci, diciamo così, in sottotraccia, che è un termine che si usa ultimamente, mentre lasciamo ad Alessandro la parola per dare inizio a questo webinar. Prego, Alessandro.
Allora, buongiorno e benvenuti ancora a tutti. Come sapete già, tra oggi trattiamo tutto il mondo dell'alimentare e dell'industria delle bevande, quindi il ripristino e il rifacimento di una pavimentazione in resina o di una nuova costruzione di una pavimentazione in resina per quanto riguarda questo tipo di settore. Quando siamo in industria alimentare, quello che ci chiedono principalmente sono diverse esigenze. La prima, la rapidità di intervento, quindi pensate a un magazzino, pensate a un pastificio, pensate comunque a un'azienda che produce pesce, deve ripristinare in tempi rapidi, magari nel weekend, riaprire subito il lunedì e riniziare subito l'attività, sia che sia il supporto, sia che sia la pavimentazione. Quindi questa è la prima richiesta che ci viene fatta. La seconda è di avere un sistema continuo, un sistema senza giunti a livello di pavimentazione in resina, quindi avere un'uniformità, una non presenza di giunti permette una migliore igienicità del pavimento. La terza sicuramente è la resistenza agli stress meccanici o agli stress termici o agli stress chimici, oppure a tutti e tre questi tipi di stress. Per esempio, ipotizziamo di avere un'azienda che produce, che ne so, formaggi deve resistere sia allo stress chimico, perché ha tutta la parte di acido lattico, per esempio, ma anche un lavaggio magari con delle vaporelle a temperature oltre i 90 gradi, oppure ho anche degli stress meccanici a sua volta, perché il trasporto del formaggio da un locale all'altro permette il passaggio, deve permettere il passaggio magari di un traspallet piuttosto che di un muletto o quant'altro. Quindi possiamo pensare anche alla presenza anche di una cella frigo piuttosto che un'area di lavorazione. Quindi sono due temperature diverse e due temperature anche sul supporto che si devono muovere in maniera diversa e magari dobbiamo intervenire con lo stesso prodotto eventualmente. La sicurezza delle persone. Ovviamente avere un pavimento senza giunti e continuo migliora la sicurezza delle persone. Avere una continuità della pavimentazione deve permettersi che le persone non scivolino, anche se ci sia una presenza di acqua molto molto importante, come dicevo prima, nei caseifici piuttosto che nelle aziende che producono la carne, c'è sempre un pavimento che è perennemente quasi bagnato. Quindi la sicurezza delle persone è una cosa fondamentale in questo tipo di ambiente. E soprattutto l'odore nell'applicazione. Io devo intervenire anche magari quando l'attività è ancora, diciamo, sta ancora producendo, quindi devo far sì che le persone che lavorano dentro alla produzione di qualche alimento, di qualche bevanda, non smetta di lavorare per via della presenza di odori nell'applicazione del materiale. Quindi ci deve essere un compromesso tra tutte queste, diciamo, caratteristiche, sia in fase di ripristino sia in fase di applicazione del pavimento. Iniziamo subito con un sistema idoneo per il ripristino dei supporti in calcestruzzo. Certe volte ci troviamo in casi in cui il supporto in calcestruzzo non è idoneo per ospitare un pavimento in resina, quindi si deve andare a intervenire prima col suo ripristino. Il supporto in calcestruzzo è un po', ho fatto un esempio abbastanza stupido in questa slide, è un po' come se fosse il telefono e cade. Cade il telefono, si rompe il vetro, cosa succede al telefono? Quindi ci possono essere delle infiltrazioni di polvere, di acqua all'interno ovviamente delle fessure che si creano, si può utilizzare tranquillamente il telefono, posso magari chattare, telefonare o fare quelle le solite funzioni che io utilizzo il telefono, ma posso avere anche dei danneggiamenti a livello fisico con dei tagli delle dita, perché questo comunque rimane sempre un vetro. La stessa cosa è su un pavimento, se il pavimento è sempre esposto ed è deteriorato o si lascia lì, non viene protetto. Ci possono essere delle fessurazioni, le fessurazioni si infiltra acqua, si infiltrano batteri, si infiltra magari altri tipi di sostanze che possono far resionare il pavimento e possono ovviamente deteriorarlo molto molto più velocemente. Ecco perché è importante andare a proteggere, ma anche andare a mantenere lo stesso pavimento. Ricordatevi sempre che il pavimento è la prima via di fuga, cioè se il pavimento è messo bene, uniforme, liscio, pulito e via dicendo, allora in caso di incendio, in caso ovviamente di problematiche all'interno della struttura,
posso raggiungere facilmente una via d'uscita, ma se ho un pavimento che è deteriorato, danneggiato, l'operatore comunque può inciampare anche in condizioni normali senza che ci sia un particolare pericolo. Ci sono due prodotti per questo, per ripristinare un pavimento. Il primo è, viene chiamato Hardtop 60, è un prodotto che è monocomponente, lo trovate in sacchi classici da 25 kg e fa da spessori da 8 mm a 80, quindi 8 cm di spessore. Viene usato di solito per le grandi superfici, quando devo ripristinare superfici molto molto elevate, ed ha una resistenza, arriva a una resistenza a compressione molto molto elevata, che è la C60, quindi 60 MPa a compressione a 28 giorni. Può essere applicato sia all'interno che all'esterno, e può essere ricoperto, all'esterno è ricoperto direttamente, deve essere protetto da una resina. Ha un tempo di decotterabilità molto elevato, questo, qua, questo particolare vantaggio lo spieghiamo dopo, e anche la facilità di essere coperto da una resina ve lo spiego dopo attraverso un video molto più intuitivo. Il suo alter ego, quindi il suo diciamo fratellino minore, è l'Hardtop 70, che invece viene utilizzato per delle superfici abbastanza piccole, quindi il ripristino del, a patch, ipotizziamo all'entrata, non so, del magazzino, piuttosto che una buca, piuttosto che ripristinare un giunto travetto o delle aree intorno ai pozzetti. Questo diciamo è il prodotto che può essere utilizzato. Fa spessori molto più elevati, arriva intorno ai 20 cm come spessore, ha una resistenza molto maggiore e ha un tempo di ricotterabilità che si aggira intorno ai 60 minuti, quindi questo vuol dire che è un prodotto molto molto più rapido rispetto all'Hardtop 60. Qual è la differenza? Quindi già alcune differenze le avete già notate, che sono la resistenza a compressione a 28 giorni, ma la cosa fondamentale è che questo prodotto praticamente non ha ritiro. Rispetto ai classici cementizi, rispetto quindi alle classici prodotti monocomponenti cementizi che ci sono in commercio, questo per esempio, anche se viene miscelato con l'acqua, permette di non avere ritiro, perché intrappola l'acqua al suo interno e la usa per, diciamo, per autoindurirsi. Ecco perché praticamente questo prodotto permette di, a suo tempo, non avere ritiro nei 90 giorni. Ecco perché possono anche non essere fatti giunti sul supporto. Ha un rivestimento molto molto rapido, quando è pedonabile può essere rivestito, quindi dopo 3-5 ore possono già andare direttamente a rivestire il mio prodotto con direttamente il prodotto resinoso, quindi la differenza con gli altri cementizi normali è che io devo aspettare l'indurimento o comunque che arrivi a un'umidità sotto al 4% per applicare la resina, invece qua direttamente posso andare ad applicare una resina già dopo 3 ore. Per esempio. E questo mi permette molto di tagliare i tempi sia nella fase di costruzione sia poi nella fase di applicazione della resina. Tempo di ricotteratura già l'abbiamo visto ed è trafficabile già dopo 24 ore. Facciamo un esempio. Questo qua è un'area che è stata fatta tempo fa, sono circa 1100 metri, lo spessore da ripristinare variava dai 20 ai 60 mm, tutta l'area è stata fresata, preparata e aspirata, e dopodiché si è partito con l'applicazione del sistema Hardtop. Vi faccio vedere il video, così è molto molto più intuitivo. Allora, questa è l'applicazione della malta. Come vedete, cosa stanno facendo? Prima di tutto, vabbè, sta misurando lo spessore idoneo della malta. Viene messo prima un primer che fa da ponte adesivo sulla malta, sull'Hardtop 60. Il sistema può essere, la malta può essere sia pompata che miscelata a mano e poi gettata attraverso una carriola, attraverso comunque dei secchi, a livello diciamo classico, oppure se si devono fare tanti metri come in questo caso possono essere già può essere pompata. Come vedete l'operatore sta pompando e quindi mandando avanti tutta la gettata, ma qua dietro, che è diciamo la parte che avete visto inizialmente nel filmato, stanno già iniziando
elicotteri sul pavimento. Questo vuol dire che già nel giro di qualche ora il pavimento è già completamente calpestabile. Questo permette di essere lisciato, di dare le sue pendenze come devono essere date, magari verso l'esterno se c'è una canalina, e già dopo poche ore iniziare la fase di lisciatura, cosa che con altri prodotti non può essere fatta, la fase di lisciatura. Quindi permette di essere, ripeto, applicare un primer, applicare la malta e subito essere elicotterato. Dopodiché si parte, l'elicotteratura avviene con, di solito con due dischi, un disco pieno e il classico disco a lame, e una volta che si va avanti con l'elicotteratura, il pavimento è questo qua, è la fase finale. Nel caso di applicazione della resina, il pavimento non deve essere perfetto in fase di elicotteratura, ma come vedete già loro partono già con l'applicazione del primer. Di solito le resine epossidico o i primer epossidici devono avere un'umidità sotto al 4%. In questo caso non ce n'è bisogno, perché l'acqua non evapora dal supporto. Beh, non riesco a farvelo vedere. Comunque, come avete visto, l'acqua non va ad evaporare dal supporto, permette di essere intrattenuta al suo interno e permettere già l'applicazione della resina, in modo tale che il primer e il massetto già iniziano a collaborare insieme e vanno ad ospitare poi già il giorno dopo l'applicazione della prima onda di resina. Altri sistemi cementizi, bisogna aspettare che l'umidità sia sotto il 4% per applicare una resina. Quindi può capitare che passi dalla ricostruzione corticale all'applicazione del primer magari anche 2-3 giorni, a seconda ovviamente dello spessore che si va a fare e delle condizioni ambientali. Però principalmente così. Questo prodotto, questo sistema permette di velocizzare i tempi e di tagliare i tempi di applicazione del sistema resinoso, facendo già una ricostruzione corticale abbastanza importante, perché qui siamo, come avete visto, fino a 60 mm di spessore e possiamo arrivare fino a 80. Non c'è bisogno di caricarlo con ghiaia, non c'è bisogno di mettere una rete diciamo di distribuzione dei carichi, perché già fa tutto lui, è già caricato e già diciamo settato lui il materiale per distribuire i carichi da solo, senza che bisogna di una mano con degli aggiunti. Alessandro, se puoi tornare sulla presentazione, che adesso, se non sbaglio, i video sono terminati. Sì. Ci sono, allora faccio una considerazione e poi mi leggo a due domande che sono arrivate. Allora, tu stai insistendo particolarmente, diciamo, su questo tema della velocità di esecuzione del lavoro, perché rientra in un'esigenza proprio delle aree produttive su cui andare a operare con questi materiali. Ti chiederei, in cosa si sostanzia quindi questa differenza con un classico cementizio che per il ripristino del calcestruzzo, dove fondamentalmente invece i tempi non sono questi? Mi leggo anche a una domanda che è arrivata, in cui chiedono di specificare e spiegare un pochino meglio questa capacità di autoindurirsi. Ma allora, allora, questo sistema sì, è un sistema cementizio, ma è un sistema cementizio chiamato ternario. Già come avete visto, lui chiede l'applicazione di un primer epossidico prima. I classici cementizi basta bagnare il rifiuto e poi io vado a mettere sopra il mio diciamo sistema cementizio, perché il bagnatore rifiuto mi fa da primer per il successivo rivestimento. In questo caso c'è bisogno di un primer epossidico, in modo tale che l'acqua presente, come dicevo prima, dentro alla fase di miscelazione resti all'interno del materiale e faccia sì che non vada ad evaporarsi all'esterno. Ed ecco perché il materiale non fa crepe, non fa ritiri. Questo è un sistema chiamato ternario, in modo tale che permette di autoindurirsi molto più velocemente usando acqua, ovviamente altri additivi che sono stati messi all'interno del materiale, e permette di velocizzare così i tempi di suo indurimento, ma anche di
diciamo di applicazione di un primer resinoso sopra. I cementizi classici, quando vanno praticamente in indurimento, cosa succede? Che l'acqua dell'impasto evapora dal cementizio e può eventualmente fessurarsi. Non è detto che si fessuri, ma può eventualmente fessurarsi se si evapora troppo velocemente. E i cementizi normali, tutte le volte che evapora diciamo, l'acqua d'impasto, bisogna aspettare, in caso di applicazione di un sistema resinoso, che l'umidità sia sotto al 4%, perché le resine possidiche richiedono questo. Ecco perché dall'applicazione della malta, di solito, all'applicazione del primer su un sistema classico, bisogna aspettare almeno 2 giorni, ipotizziamo, 3 giorni. In questo caso io già faccio primer per l'applicazione, primer resinoso, rivestimento colabile o comunque a spessore per il ripiso del calcestruzzo e poi nello stesso giorno già vado ad applicare un primer. Quindi in un solo giorno io già vado a fare 3 operazioni che ne farei magari in una settimana. Ecco perché è proprio una cosa chimica del prodotto la differenza tra un prodotto a base cementizia e un prodotto a base termale. Spero di aver risposto un po' in maniera chiara, ecco. Sì, allora in realtà il professionista ci chiede una precisazione dal punto di vista, di vista chimico. Io girerei questa domanda, però non la farei intervenire adesso, la giro semplicemente intanto a Maria Elena Centis, che dicevo ha una preparazione anche chimica e quindi può entrare nel dettaglio di questo, ma gli chiediamo magari di rispondere alla fine, così lo dico già per il professionista, ma ti lascio andare avanti. Invece un'altra domanda che è arrivata e ci chiedono se questo sistema, questo materiale è rivestibile solo con la resina o se può essere rivestito con altri materiali. No, può essere anche lasciato a vista addirittura, cioè lui corrisponde anche a un calcestruzzo normale, fate conto che ha 60 megapascal a compressione a 28 giorni, il giorno dopo ha già 35 di compressione, quindi ha delle resistenze veramente molto elevate. Può essere lasciato a vista, quindi può essere diciamo elicotterato e magari messo sopra un silicato, può essere messo sopra una resina, può essere messo sopra anche una piastrella, può essere messo sopra un palchè, perché no, sì, può anche essere fatto quello, però è un massetto che va più che altro ad uso industriale, ecco. Nell'industria chiedono l'applicazione di una resina perché le resine sono sempre quelle più certificate, hanno le certificazioni per il contatto alimentare, hanno le resistenze al fuoco e via dicendo. Ecco perché nell'industria alimentare, in questo caso mi leggo sempre alle resine, perché le richieste principalmente in questo tipo di campo viene fatta principalmente con l'applicazione di resina dopo. Certo, però sai che come è già successo in precedenti webinar, logicamente i professionisti calano anche un po' queste nozioni, queste informazioni in altri anche contesti su cui magari si trovano ad operare. Ti faccio un'ulteriore domanda, poi ti lascio un pochino procedere con la presentazione. Ci chiedono con vecchi pavimenti in graniglia di marmo come mi devo comportare? Allora, quando c'è sempre una base di piastrelle, bisogna capire prima di tutto se le piastrelle sono ben adese, bisogna capire come sono le piastrelle, bisogna capire come è messo sottofondo sotto, se c'è umidità, non c'è umidità, se è stato inquinato, non è stato inquinato, perché se sono in questo contesto, diciamo il contesto alimentare delle bevande, immagino che queste piastrelle di solito sono abbastanza usurate o comunque le fughe sono piene di grassi ed oli, e lì in quel caso lì è un problema comunque andare ad applicare sopra comunque sia un sistema a base resina ma anche un base massetto. L'applicazione di un sistema a base massetto, un base resina sopra delle piastrelle è sempre un po' un punto di domanda, perché abbiamo tutte queste problematiche che vi ho detto prima. In più, nel momento in cui io vado magari a levigare, pallinare le piastrelle, le preparo bene, sono ben adese, è comunque uno strato di separazione, le piastrelle si muoveranno sempre per i fatti loro sotto un massetto o sotto una resina. Quindi è difficile comunque garantire una durabilità di un sistema resinoso o cementizio sopra una piastrella. È sempre un po' un punto di domanda, si può fare, ma diciamo bisogna vedere caso per caso, ecco. Però non siamo molto
propensi ad applicare un sistema resinoso su delle piastrelle, perché, come dicevo prima, vanno un po' per i fatti loro, ecco. Questa precisazione qua l'avevi già fatta, ricordo, proprio nel primo webinar, perché molti chiaramente si trovano a pensare di poter utilizzare quel materiale su una classica pavimentazione di uso molto comune. Bene, spero che siamo riusciti a dare una risposta. Possiamo procedere intanto, poi vediamo se arriva qualche altra domanda. Ok, allora andiamo avanti nella parte di rivestimenti resinosi. Allora, rivestimenti resinosi nell'ambito, parliamo sempre ovviamente dell'ambito alimentare e delle bevande. Nell'ambito alimentare delle bevande sì, è importante, dicevo, diciamo la parte di scegliere il giusto rivestimento in resina, ma è importante anche definire bene i dettagli. La connessione tra i drenaggi e il pavimento è fondamentale. La gestione dei giunti di costruzione è fondamentale. Il raccordo del pavimento in resina con gli elementi verticali è fondamentale, perché è come se dovessi fare una vasca, quindi tutta l'acqua, se siamo in un ambiente bagnato, comunque tutti i batteri o quello che è, devono essere puliti, devono andare a finire nel drenaggio che poi laverà via tutto. Quindi in questa seconda parte cercherò di trattare ovviamente la parte di pavimento resinoso, ma anche farò un piccolo dettaglio su quanto riguarda sui drenaggi, che non è un elemento da sottovalutare. Tipi di rivestimenti negli ambiti alimentari delle bevande possono essere scelti, diciamo, tre tipologie di basi chimiche per questi tipi di ambienti. Partiamo dai classici, dai più comuni, dai più scelti, dai più, diciamo, utilizzati, che sono resine possidiche. Resine possidiche sono utilizzate perché fondamentalmente sono i sistemi più economici, sono facili da applicare perché sono dei sistemi bicomponenti, hanno vari colori a scelta che voi potete scegliere, diciamo su gamma RAL, e hanno delle resistenze meccaniche e chimiche medio-elevate, ovviamente a seconda del tipo di resina possidica che voi andate a scegliere. Quello che però ovviamente bisogna tenere conto è che ovviamente l'industria alimentare non è tutto un pavimento tutto bagnato, ma ci sono ovviamente anche le aree di lavorazione a secco, immagino magari il magazzino piuttosto che l'impacchettamento magari delle bottiglie di vino, immagino, quello potrebbe essere un'area dove può essere fatta una resina possidica. Questo perché? Perché di solito nelle aree di lavorazione veramente estreme le resine possidiche hanno della resistenza limitata alla resistenza termica, quindi se io lavo continuamente con dell'acqua calda, dopo un po' la resina va diciamo un po' a rammollirsi. Le resine possidiche arrivano al massimo 60 gradi di resistenza termica, non di più. L'umidità che possono resistere al massimo sono il 4%. Nelle cantine vinicole, soprattutto le cantine vinicole sono di solito sotto il piano campagna, c'è sempre un po' di umidità di risalita, ecco perché di solito vengono utilizzati per altri scopi. Ovviamente una limitata resistenza agli ambienti bagnati. Questo perché se ho un pavimento sempre bagnato, dopo un po' le resine possidiche tendono un po' a rinvenire nel lungo periodo, ovviamente. E poi sono dei sistemi rigidi, quindi devo fare comunque fornire dei giunti a seconda ovviamente dei miei giunti sul supporto. Alter ego, un po' più diciamo professionale, anzi molto più professionale, sono i sistemi metacrilato, che sono sistemi fantastici perché sono rapidi in indurimento, sono molto molto rapidi ad indurirsi. Posso applicarli anche a temperature sotto zero, anche a 0 gradi, meno 5 gradi, quindi ipotizzo anche una cella frigorifera non totalmente spenta, posso andare a ripristinare un pavimento. Sono pavimenti che possono dare già una certa esteticità, quindi un effetto cosiddetto salepepe, ecco. Hanno delle resistenze meccaniche e chimiche abbastanza elevate, più delle resine possidiche, e possono anche essere sistemi flessibili. Anche loro però hanno delle limitate resistenze termiche, come le resine possidiche, hanno resistenza all'umidità, anche loro limitata perché arrivano al massimo del 4% di umidità del supporto. Scusate. Ma il punto negativo più importante è che puzzano veramente tanto, proprio per la chimica del prodotto. Non fanno male a livello personale, non sono cancerogene, ma il metacrilato puzza veramente tanto. Quindi, se
se dovete lavorare in ambienti dove già ci sono, dovete far continuare la produttività, ecco, magari in questo caso magari non sono resi inadatte. Sistemi che magari possono essere utili, di quello che parleremo dopo, sono i sistemi poliuretano cemento, che sono dei sistemi misti, sono dei sistemi molto professionali perché sono dei sistemi tricomponenti a differenza degli altri, hanno un indurimento abbastanza elevato, non come le resine metacrilato, ma comunque nel giro di un weekend si può fare direttamente un pavimento, e permettono di avere in un solo prodotto avere tantissime resistenze, tra cui quella termica, meccanica e chimica contemporaneamente. Sono sistemi traspiranti, quindi anche se c'è un po' di umidità permettono di traspirare l'umidità da sottofondo, resistono agli urti, non puzzano. Il problema, tra virgolette, è che non sono dei prodotti così estetici come lo sono gli altri due. Quindi abbiamo dei colori, comunque come gli altri, molto limitati, abbiamo 6 colori e basta, e non sono UV resistenti, quindi già nel giro di qualche giorno, qualche settimana, il colore che voi avete scelto, magari questo rosso mattone, può già cambiare di colore. Ecco, quindi devono essere delle scelte ponderate a seconda di cosa dovete fare, dove lo dovete utilizzare nella vostra azienda. Qualche compromesso va sempre accettato, ecco, diciamo così. Sì, è un compromesso tra tutti e tre, ecco, bisogna, di solito sono questi tre principali sistemi che vengono utilizzati. Quello che vi presenterò oggi è il sistema poliuretano cemento. Perché vi presento il sistema poliuretano cemento? Perché è quello che, come dicevo prima, ha un range molto ampio di resistenze, permette di avere una durabilità molto elevata, anche se ovviamente a livello estetico non è magari ineccepibile, ecco. Allora, è un sistema basato, come già dice la parola stessa, formato da PUR, quindi una base poliuretanica e una base cementizia. È un pavimento che vi dà una continuità, quindi uniforme, senza giunti, e quindi vi dà una durabilità molto molto elevata, e permette, come dicevo prima, di resistere a resistenza chimica, usura e di temperatura anche contemporaneamente. Permette di avere essere posato in tutte quelle aree dove c'è sia la presenza di acqua, sia ci sia un cambio di temperatura, quindi pensiamo interno c'è la frigo, esterno lavorazione, non so, della carne, quindi interno magari 0 gradi o meno 5, ipotizziamo, fuori 15-18 gradi, quindi non ha differenze di dilatazione. Può avere delle esposizioni chimiche aggressive, il sangue del macellifici sono molto aggressivi, il succo di frutta è molto aggressivo, o le aziende dove producono pomodoro, l'acido del pomodoro è molto aggressivo. E nelle aree con lo stress meccanico, anche i semplici magazzini possono essere anche esauriti con il sistema di cemento, e hanno delle alte igienicità, richiedono ovviamente delle aree dove richiedono delle alte igienicità. Quindi ovviamente dove vado a posarlo? Cioè le frigorifere, nei caseifici, tutti gli ambienti alimentari o dove può delle aggressività di sostanze chimiche molto molto elevate, anche che non sia un ambiente alimentare. Possiamo applicarlo anche in una farmaceutica, possiamo applicarlo anche in un magazzino di industria chimica, cioè non solo legato ovviamente all'industria alimentare delle bevande. Ha un punto di ammollimento molto molto elevato. Questo cosa vuol dire? Che può eseguirsi tutti i giorni anche delle pulizie con un vapore molto aggressivo, non solo a livello di temperatura ma anche con livelli di detergenti, per permettere la sanificabilità del pavimento. E ha una temperatura, un regime di temperatura del pavimento che varia dai meno 40 ai più 140. Resiste allo shock termico. Cosa vuol dire? Ipotizziamo di essere una cucina industriale, oppure ipotizziamo anche di essere in questo macellificio. Fine giornata il pavimento è magari a 10 gradi, prendo la vaporella, inizio a pulire e scarico sul pavimento un getto d'acqua di 90-100 gradi. E lo shock termico, è fondamentale avere lo shock termico in questo caso. Con le resine possidiche questa caratteristica non ce la potrei avere, per esempio. Quindi, anche perché dopo un po' le resine possidiche tendono, come dicevo prima, un po' a rammollirsi. Resistenza chimica. Ha delle resistenze chimiche molto molto elevate, abbiamo delle tabelle di resistenze chimiche di 2-3 pagine, ma fondamentalmente, come già scritto un po' qui, quello che si trova nel mondo del food and beverage
ci si trova l'acido lattico, che è usato magari nella produzione del formaggio, piuttosto che vari altri acidi come l'idrossido di sodio o l'acido citrico, che sono degli agenti molto aggressivi. Ecco, esteticità di pavimento come questo non vi devono spaventare, perché questo sistema è idoneo, è nato per fare questo, quindi resistere a aggressioni chimiche molto molto elevate. Ecco perché non viene considerato anche un pavimento estetico, perché vado ad applicarlo in tutte quelle aree dove ho delle alte resistenze chimiche, richiesta di alte resistenze chimiche. Okay. Però quindi, scusami, come faccio a stabilire, cioè nel senso, qua si vede un viraggio di colore, come stabilisco che è un viraggio di colore e non un inizio di un danneggiamento dello strato di resina? Allora, il danneggiamento lo vedi quando ovviamente si va a scrostare il materiale, ma ti assicuro che il poliuretano cemento non si va mai a scrostare, perché anche con acidi molto elevati l'acido non va a mangiarsi il pavimento, va solo a sporcare, come si vede, non so se tutti lo vedono, ma va solo a sporcare, a macchiare il pavimento con delle aggressioni. Inoltre le aggressioni chimiche sono localizzate per non, diciamo, giorni, ma di solito si fa la produzione, non so, del latte, e nel contempo io pulisco il pavimento portando tutti gli acidi magari attraverso nella canalina, nel pozzetto che ho di fianco. Quindi vado a spostare la mia aggressione già direttamente nel pozzetto e a smaltire direttamente, in modo tale da garantire anche più sicurezza agli operatori che ci sono intorno. Ecco. Però con le aggressioni chimiche, con questo sistema non ci sono mai smangiamenti, chiamiamoli così, o riduzione di spessore o lesioni o qualsiasi altra cosa. C'è solo un viraggio di colore, basta. Certo. Ecco perché non deve essere preso come pavimento estetico. Ripeto, poi il poliuretano cemento deve essere principalmente utilizzato dove ho delle lavorazioni. Ok, ipotizziamo il pre-riempimento delle bottiglie di vino. Le bottiglie vengono lavate con delle sostanze abbastanza aggressive per pulire la bottiglia al suo interno. Dopodiché la bottiglia viene portata in imbottigliamento e viene riempita col vino. Ma tutto l'acido che viene, o comunque le sostanze che vengono usate per lavare la bottiglia, cadono per terra. Quindi è una zona localizzata. I macellifici sono zone localizzate nelle aree di lavorazione delle carni. Quindi sono, diciamo, aree molto molto localizzate. Ecco. Non è detto che tutto il pavimento, a seconda ovviamente dell'azienda, deve essere fatto col poliuretano cemento. Resistenza meccanica. La resistenza meccanica è molto molto importante, perché, come dicevo prima, ha queste tre caratteristiche in un solo prodotto. Quindi il poliuretano cemento ha un modulo di elasticità molto molto basso. Questo permette di avere una superficie molto molto chiusa, molto molto densa, che anche sotto la caduta di un oggetto pesante non va a fessurarsi. Quindi un martello, un'attrezzatura utilizzata per i ganci per appendere la carne, piuttosto che cadute di questo genere, non vanno a danneggiare meccanicamente il pavimento. Pensate anche alle ruote di nylon che vengono utilizzate per il trasporto magari delle carni, che sono ruote molto molto rigide e hanno sopra un carico molto molto elevato. Lo sterzata, diciamo, oppure la frenata non va a rompere il materiale. Inoltre sono dei pavimenti, come dicevo prima, molto traspiranti, quindi permettono di, anche se con umidità intorno al 6-8%, può far sì che il pavimento, l'umidità può traspirare attraverso il pavimento in resina. Questo permette anche dell'applicazione subito dopo la posa del calcestruzzo, quindi entro i 7 giorni, e può avere anche un rapido indurimento. Si può fare, ad esempio, questa cantina, se è stata fatta nel giro del weekend. Macellifici di 500-600 metri sono stati ripristinati nel giro del weekend, che è sempre lo scopo, quindi lo scopo che abbiamo noi di solito, le richieste che abbiamo noi in questi ambiti. Quindi permette anche di ridurre molto, al minimo, l'interruzione della produzione. Sono facili da pulire perché, come dicevo prima, sono completamente senza aggiunti, possono essere di varie, ovviamente,
finiture, possono essere lisce oppure goffrate, a seconda ovviamente del tipo di prodotto che viene utilizzato, ma permettono una pulibilità molto molto più semplice rispetto alle classiche piastrelle che hanno ovviamente tutti giunti, e in quel giunti ci può essere anche proliferazione batterica. Sono antiscivolo, quindi permettono di avere un'antiscivolità e sono testate al test del pendolo, quindi il grado R, piuttosto che, scusate, il test del pendolo, che non è il grado R ma è solo un valore, oppure al metodo della pedana inclinata che dà il grado R, e possono avere anche differenti finiture, come dicevo prima, o differenti spessori. Finitura, possono avere anche una finitura lucida, opaca, possono avere una finitura liscia o antiscivolo, e si può avere anche una capacità conduttiva. Ipotizziamo di essere in un pastificio, il pastificio ha tanta farina. La farina, gli ambienti dove c'è tanta farina sono considerati ambienti ATEX e hanno bisogno di pavimenti che siano ovviamente igienici, che siano idonei per ambienti alimentari, ma che siano anche conduttivi, in modo tale da non far, diciamo, una volta che si va a camminare sopra ci sia anche la formazione di scintille e far sì che ovviamente quello esploda. Quindi c'è anche una versione di polaroid a nocimento, versione conduttiva. E poi tutta la parte Ti interrompo un attimo, Alessandro, perché se puoi spiegare meglio, che forse la slide precedente relativa alla pulitura, ma ci chiedono il discorso del senza giunti, perché è arrivata una domanda in cui ci dice: si presume che il rivestimento sia rigido, i giunti di contrazione e di ripresa di getto con che materiale si sigillano? Allora, ma il rivestimento è sì rigido, ma ha lo stesso movimento del calcestruzzo praticamente. Viene applicato con una posa particolare in cui devono essere fatti dei tagli di ancoraggio prima di applicare il materiale vicino alle discontinuità, quindi vicino alle canaline, vicino ai pozzetti, vicino alle colonne. Questo permette di ancorare il pavimento, quindi il rivestimento, il poliuretano cemento, al pavimento. E questo permette che in fase di movimenti il rivestimento segua bene o male i movimenti del calcestruzzo. In caso di giunti di costruzione, quindi due massetti differenti, il giunto ovviamente deve essere portato a vista e lì non ci possiamo fare niente in tutti i casi. Nel giunto di classico di frazionamento, dilatazione, chiamiamolo come volete, come dicevo prima, vengono fatti due tagli, uno a destra e uno a sinistra del giunto di dilatazione, e viene ancorato il pavimento. Da lì poi si passa tranquillamente sopra, senza nessun problema. Questa è la procedura che viene fatta. Perfetto, credo che abbiamo risposto al nostro professionista. Se poi ha bisogno di qualche delucidazione in più ci scrive, intanto ti lascio andare avanti. Ok. Tutte le classificazioni ambientali, quindi abbiamo le classificazioni LEED, abbiamo le classificazioni HACCP, abbiamo le classificazioni per l'emissione di bassi odori, abbiamo le classificazioni in classe A1 secondo gli standard francesi e l'M1 secondo gli standard scandinavi, che sono ancora più restringenti rispetto a quelli francesi. Quindi abbiamo tutte le certificazioni ambientali per il basso odore di VOC e l'impatto ambientale. Quindi, ricapitolando fondamentalmente i lati positivi e negativi di questo sistema: resistenze meccaniche, chimiche e termiche in un solo prodotto, quindi non devo cambiare prodotti per fare varie aree. Permette di avere una durabilità molto elevata, avere una tolleranza all'umidità anche qua molto elevata, quindi di una traspirabilità, e avere una certa igienicità, come dicevo prima. Quella differenza che ovviamente che ho dei colori abbastanza limitati, quindi non posso essere dei pavimenti decorativi, ipotizziamo a le aree di stoccaggio delle botti del vino, che magari sono delle aree anche di di estetiche, dove devo far venire il cliente e far vedere le mie zone, magari ecco il poliuretano cemento non è proprio la morte sua, andrei su altri sistemi. Ma se devo fare l'area di imbottigliamento e l'area di arrivo delle uve, dove ho degli acidi abbastanza elevati, devo pulire tutti i giorni, allora lì il poliuretano cemento è la morte. Okay, quindi queste sono un po' le differenze, non estetico ma con prestazioni molto molto elevate. Qui faccio una carrellata giusto per farvi vedere un po' di lavori sia italiani che esteri. Questo è il mercato del pesce, sono stati fatti 20.000 metri
in Turchia, dove sono state fatte realizzate sia le aree di arrivo del materiale, di lavorazione del pesce, ma anche di stoccaggio nelle celle frigo. Quindi lo stesso sistema per vari tipi di zone. Tenete conto che qui siamo in un ambiente sempre bagnato. Sembra che si scivola, ma in realtà i sistemi di poliuretano cemento hanno, essendo lisci, permettono di avere più grip sulla scarpa, quindi permettono di non scivolare in questi ambienti molto molto diciamo bagnati. E questa caratteristica qua l'avevamo già, se non sbaglio, affrontata quando avevamo parlato di strutture sanitarie, in cui invece sì c'era un valore estetico che lo rendeva quasi effettivamente una finitura lucida. Sembrava che ti avevo fatto proprio questa domanda, che sembrava di camminare forse sullo specchio, ma hai fatto questa ulteriore precisazione sul grip. Sì, è che vabbè, sembra qui ovviamente la rifrazione della luce data dalle lampade, sembra che ovviamente sia un campo di pattinaggio, ecco. Però non è così, nel senso che una superficie liscia permette di avere molto più grip, e ovviamente uniforme, permette di avere molto più grip su una scarpa rispetto a che avere, che ne so, una classica piastrella oppure un rivestimento, un altro tipo di rivestimento goffrato. Quindi non è detto che io, se ho un multistrato, quindi un rivestimento ruvido, ho miglior grip. Quella è una sensazione personale, ecco, l'antiscivolo. Però state certi che avere l'antiscivolo su una superficie liscia è molto molto importante. Certo. Stessa cosa qui nel mercato del pesce, siamo in Australia, ma è giusto per farvi capire che queste tribune che voi vedete qui sono fondamentalmente queste qua, quindi è stata ripristinata l'area intorno a questo mercato. Quindi qua l'esigenza, quello che mi dicevano, era chiudere ovviamente il venerdì, di aprire il lunedì direttamente. Questa era la situazione del pavimento, dove ed è stato tutto fresato ed è applicato il poliuretano cemento l'HB21, che è un multistrato col poliuretano cemento, e come vedete si lavora nell'area di lavorazione, di ripristino della pavimentazione, ma intorno le persone continuano a lavorare tranquillamente come se niente fosse. Quindi permette di non interrompere la fase di lavorazione, di produttività. Centro lavorazione di carne, come dicevo prima, quindi fate conto che qui siamo sempre in un ambiente bagnato, siamo sempre con magari dei cestelli con dentro della carne, questo dicevo prima, con delle ruote di nylon che sono molto molto aggressive a livello di abrasione, e è stato fatto tutto col sistema di poliuretano cemento. Qui siamo a una versione lucida, in questo caso una produzione di yogurt, abbiamo versioni lucide col poliuretano cemento che sembrano simili possidiche, ma abbiamo anche versioni opache, quindi a seconda ovviamente anche cerchiamo di venire un po' incontro alle esigenze estetiche ovviamente del cliente. Questo per farvi capire che può anche essere messo all'interno di un centro logistico dove non c'è magari richiesta di ambiente diciamo sanitario, scusate, ambiente alimentare, ma magari c'è solo bisogno della carrabilità. Questa è una sterilizzazione invece, quindi qui siamo, ovviamente non siamo in un centro di produzione alimentare, ma siamo in un centro di stoccaggio di un'autodemolizione. Quindi fate conto che qui non posano docilmente tutti questi pezzi, ma ce li scaricano per terra come se non ci fosse un domani, e ovviamente il pavimento deve resistere a il grasso del motore, piuttosto che gli oli, piuttosto che il carburante, ad azioni chimiche molto elevate, aggressioni meccaniche altrettanto molto elevate. Quindi questo per farvi vedere come resiste il pavimento. Ovviamente qua l'esteticità non gliene frega niente a nessuno, perché tempo un giorno, una volta che ci scarico la roba sopra, ho un pavimento che praticamente è conciato male. Però a livello meccanico tiene ed è ancora lì, da ormai 3 anni, se non mi ricordo male. Questo è il Tigros, quindi arriviamo in Italia. 5.000 metri fatti con sistema poliuretano cemento, tutte le aree di lavorazione, quindi il pane, le lavorazioni dolciarie e le azioni delle aree frigorifere. Le aree fronte forni sono state fatte con un sistema che permette di resistere allo shock termico, quindi sempre in poliuretano cemento con uno spessore più alto, perché ovviamente i carrelli che vanno dentro cuociono il pane, ma escono con le ruote, non dico che sono roventi, ma arrivano comunque a 100 gradi. Ecco. Quindi il sistema di poliuretano cemento, spessori con un centimetro, permettono di resistere allo shock termico.
Questa la figura un po' l'avete vista prima, quindi siamo in un salumificio, quindi in fase di igienizzazione di tutte le attrezzature. Carri alimentari, che è la produzione di ingredienti per alimenti, dove anche qua abbiamo, questo non, è un pavimento che non è proprio sempre bagnato, non è un'area sempre bagnata, ma abbiamo fatto tutta la parte di pavimentazioni e canaline che dopo vedremo. Orogel, che penso conoscete tutti, quindi con la produzione delle verdure, spinaci, insalate e via dicendo, anche qui con un sistema di impolverizzazione cemento, come vedete non c'è presenza di giunti, e questa è solo l'installazione della linea, e dopo l'installazione della linea il pavimento era completamente bagnato, perché qui lavavano tutta la verdura che arrivava da queste porte qua in fondo. Questo è un tarallificio in cui anche qui si chiedeva una resistenza allo shock termico, perché anche qui i carrelli entravano dentro il forno, uscivano con le ruote roventi, e dopodiché lo stesso pavimento è stato fatto nel magazzino, dove entrava un muletto, caricava tutto il pallet con ovviamente il prodotto e portava sul camion per essere trasportati. Quindi lo stesso sistema per più zone. Area di lavorazione dei formaggi, caseificio, quindi qui siamo nell'area di stoccaggio, ma è stata fatta anche l'area di produzione. Come vedete qui, il pavimento è sempre bagnato, ma si può intravedere, almeno io lo vedo, che ci sono ovviamente delle macchie dovute alle azioni chimiche, quindi il lavaggio del pavimento ha portato a un viraggio ovviamente di colore. Ma non sono aree che interessano, qui è importante avere un sistema che sia sicuro per le persone che ci camminano sopra, ma anche che sia igienico, pulibile e resistente ovviamente ad altri. Ci sono domande su questo prima che vado dall'altra parte, Marco? Scusami, sì, c'era una domanda, ci chiedono quanto pesa il sistema al metro quadro, quindi comprensivo dello strato di resina, e se ci sono delle schede tecniche, chiaramente dove trovarle, che danno anche questa indicazione. Sì, allora, il materiale pesa, il consumo è sui 20 kg al metro, a centimetro. Si parte da un minimo di 4 mm e si può arrivare a un massimo di un centimetro, a seconda del sistema che si vuole usare. Ecco. Poi abbiamo 3-4 sistemi, dal liscio al multistrato al massetto. Questi sono i 3 sistemi principali. Comunque c'è sul sito, se cerca Purcem, sul sito di Sica Italia, esce subito la bandellina cerca, digita Purcem ed escono tutte le schede tecniche, o comunque c'è un'area per il food and beverage, quindi lì ci sono un po' di sistemi. Ci sono con le schede tecniche sia del prodotto che del sistema, con tutte le informazioni. Ok, ci ha già rassicurato che al termine di questo webinar andrà a vederlo, quindi okay. Sul sito la scheda tecnica. Perfetto, benissimo. Grazie Alessandro. Allora, arrivo all'ultima parte che è abbastanza veloce. Come dicevo prima, non bisogna ovviamente focalizzarsi solo sulla parte del pavimento uniforme e resistente a tutti i carichi che voi avete, ma bisogna anche andare a progettare nell'industria ambientale delle bevande anche le fasi delle canaline. Quindi devo avere una canalina, un drenaggio, o devo avere un drenaggio a fessura? Come devo progettare il grigliato, quanto deve resistere di carico. Ecco, quindi Sica ha un accordo con ACO, che è un'azienda anche loro internazionale, dove abbiamo fatto un po' una specie di joint venture in tutto il mondo tra i sistemi delle pavimentazioni e i sistemi di drenaggio. Non vi sto a dire tanto, perché ovviamente ci sono dei professionisti che fanno questo e sanno molto meglio di me, ma comunque se avete delle esigenze di ripristino delle canaline e ripristino delle pavimentazioni, tutti i due sistemi sono stati testati insieme, e qui ve lo faccio vedere. Perché è importante avere un buon sistema di drenaggio? Perché io devo consentire un drenaggio molto semplice da pulire, devo solo alzare il grigliato e pulire in teoria, in realtà ci sono sistemi di drenaggio molto molto più complicati, quindi devo avere un sistema di drenaggio semplice da applicare ma anche semplice da pulire, perché è il punto in cui vanno a proliferare più batteri possibili ovviamente nella pavimentazione. Il drenaggio e la pavimentazione devono essere integrati nel miglior modo possibile, quindi non ci devono essere scaline, non ci devono essere ovviamente differenze di quota, in modo tale da dare la sicurezza per tutti, e quindi avere dei requisiti di lavoro, sicurezza, igiene
l'eginicità del pavimento continui e deve avere ovviamente una sufficiente capacità di carico. Non è detto che un grigliato semplice mi resista al passaggio di un muletto, ecco, quindi devo anche tenere conto di quelle cose. Qui vi faccio vedere, si vede Marco? Sì, dai, lascio così. Anche questo è caricato, se lo vuoi far vedere con l'altro sistema. Ma se non si vede a scatti vado con questo, secondo me. No, allora riusciamo a vederlo abbastanza tranquillamente. Ok, vi faccio ripartire. Questo per farvi capire questo video solo come avviene il sistema di drenaggio dei sistemi acqua. Quindi il grigliato, diciamo per il passaggio del muletto eventualmente, c'è una specie di drenaggio per far sì che tutti i ristagni, non so, i rametti delle uve piuttosto che le cose grossolane si fermano già in questo modo e non vadano a finire nel sifone. Questo è il sifone vero e proprio, quindi è fatto una specie di bicchiere in modo tale che può essere già scolato e pulito all'interno diciamo della canalina, e poi c'è a sua volta una guarnizione che non permette la fuoriuscita ovviamente dei liquidi. Questa è la cosa più semplice del drenaggio degli acqua. I sistemi di drenaggio acqua hanno in più le curve arrotondate, quindi permettono di una pulizia rispetto ai classici drenaggi che ci sono in commercio, una pulizia maggiore, e permettono anche questa parte finale è già un convogliatore di acqua verso il centro della canalina. Quindi permette di ovviamente spendere meno soldi in fase di pulizia e di avere un sistema molto molto più igienico. Questa è la particolarità di questi tipi di sistemi. Ok. Altra cosa è tutti i test che sono stati fatti con la connessione tra diciamo la canalina e il pavimento. Quindi sono stati fatti più di 3 anni di test, quindi questa è la simulazione del passaggio del muletto piuttosto che del traspalle sul grigliato e sul pavimento, facendo milioni di test per 3 anni. È stato testato non solo il pavimento, ovviamente lo shock termico, ma adesso è testata la canalina. La canalina ovviamente è un acciaio inox, il pavimento è un poliuretano cemento nepossidica, ha dei movimenti diversi, quindi il movimento diverso porta a dilatazioni diversi. Dopo vediamo come devono essere trattati ovviamente le giunture tra la canalina e il pavimento. Come avete visto alla fine, lo faccio rivedere, è stato testato anche alla dilatazione del pavimento, quindi alla fessurazione. Questa qui è la canalina che avete visto prima in sezione, questa è la rottura del calcestruzzo per via del ritiro. Quindi come vedete, anche se c'è movimento del calcestruzzo, ovviamente la canalina non va a lesionarsi. Dopo 3 anni di test sono state fatte queste 3 principali conclusioni su come trattare i giunti tra la canalina e il pavimento in resina. Quindi queste sono le 3 soluzioni che noi diamo a seconda ovviamente delle aree in cui siete. Quindi siamo in uno stress solo dinamico, quindi ci passa sopra il muletto, per esempio il magazzino che avete visto prima, vogliamo farlo con un poliuretano cemento o con un'epossidica, viene fatto ovviamente il pavimento, va a contatto direttamente con la canalina. Una cosa che mi sono dimenticato, la cosa interessante di questi drenaggi è che i drenaggi comuni hanno questa parte qui, che è la parte più debole, perché è solo un risvolto del laminato. Questi drenaggi invece sono pieni, quindi permettono in fase di passaggio del muletto di non andare a lesionare il calcestruzzo e a sua volta non andare a lesionare il pavimento e far sì che si vada a infiltrare ovviamente acqua e batteri, perché qui è il punto critico che di solito si va a lesionare un pavimento, tra la canalina e il pavimento. Essendo questa parte pieni e riempiti, quindi totalmente pieni, permettono una distribuzione del carico molto molto più ampia e non permettono la distruzione dell'angolino della canalina. Tornando qui, nel secondo caso in cui abbiamo rapidi cambi di temperatura, quindi ipotizziamo di essere il macellificio che dicevamo prima e pulisco alla fine della giornata con
acqua a 90 gradi, 100 gradi, allora devo andare a trattare l'intorno delle canaline con una sigillatura, sempre silica, si chiama Sika Flex Protect, e il pavimento arriva leggermente prima. Questo permette di far sì che il drenaggio si muove in una certa maniera e il pavimento si muove nell'altra maniera. Quindi, ovviamente, due materiali, due tipi di dilatazioni diversi. Se ho anche un carico, quindi il carico dinamico e lo shock termico, allora nella fornitura viene fornito un sistema di drenaggio particolare connesso a questa L, che permette una distribuzione ovviamente del carico molto molto più ampia, e il sigillante permette di seguire le dilatazioni dovute allo shock termico. Queste sono le tre soluzioni. Queste tre soluzioni abbiamo anche sia i DVG che i PDF, quindi li potete mettere ovviamente anche nei vostri progetti, basta che chiedete, vi mandiamo tranquillamente tutti i file che potete copiare e incollare, e questo un po' quanto. Quindi, se avete delle domande, siamo ancora qui. Allora, una domanda te la faccio io, che è un aspetto che non abbiamo ancora trattato. Chi esegue questi lavori? Se li esegue, abbiamo già, diciamo, ampiamente detto, quindi immagino che sia una risposta di questo genere, che lavori con la resina sono lavori un po' particolari che devono essere eseguiti con attenzione. Quindi ti chiedo se anche in questo caso, a maggior ragione che ci sono ambienti particolari, devono essere svolti da imprese specializzate, se appunto avete già anche voi delle realtà con cui collaborate che magari seguono alcuni vostri corsi. Ho fatto questa domanda a completamento perché sì, c'è la parte della resina, ma effettivamente la progettazione un po' di tutto il pavimento e l'esecuzione del lavoro su tutto il pavimento, compreso il discorso delle canaline, che è importante. Sì, i lavori vengono fatti sempre dalle imprese specializzate. Noi abbiamo fatto ovviamente in tutti questi anni dei corsi, quando si poteva fare dei corsi, diciamo, one to one, quindi direttamente sia la parte teorica sia la parte pratica, per far conoscere il materiale e ovviamente conoscere come applicarlo. In tutta Italia abbiamo vari tipi di applicatori, quindi basta che chiedete, comunque se avete delle esigenze possono essere risolte sia da noi, ma comunque anche dal nostro applicatore fiduciario che va a applicarvi una resina. Però sì, comunque per fare questo tipo di lavoro ci vuole delle attrezzature particolari, anche per delle conoscenze particolari del supporto, e anche degli operai molto molto particolari. Basti pensare ai posa dei massetti che abbiamo visto prima, ci volevano almeno 10 persone. La posa magari di un poliuretano cemento ce ne vogliono almeno 6, quindi delle squadre abbastanza importanti e strutturate per far sì che ci sia una posa del pavimento idonea e garantibile a voi progettisti, ma anche al cliente finale. Non sono prodotti da impresa generalista, ecco, devono conoscere sicuramente cos'è una resina, cos'è un pavimento in resina. Certo, certo. Allora, è arrivata una domanda che ci penso di aver interpretata correttamente, ma intanto gli ho chiesto delucidazioni, ma ci chiedono i nomi dei prodotti, se puoi ricapitolare un attimino i prodotti che hai presentato, come si chiamano, perché effettivamente poi vanno allora Magari a ricercarseli anche sul sito. Allora, i nomi e prodotti sono vari. La tecnologia si chiama SikaFlor Purchem, che lo vedete qua in basso. Poi ci sono vari sistemi a seconda di quello che dovete fare. Questo è l'HM20, per esempio questo qua è il massetto che deve resistere ad all'alto shock termico. Quindi, come vedete, un po' in controluce, è un po' goffato perché all'interno ha un inerte molto grande per dissipare l'azione del calore. Adesso andiamo magari qua. Questo qua è un altro sistema HB22. È un sistema multistrato, quindi viene fatta una prima rasata di poliuretano cemento, spolverato con della sabbia di quarzo e chiusa con una finitura colorata, cioè con una finitura. Questo permette di settarvi voi lo scivolamento che volete, ecco. Quindi permette di avere un sistema multistrato. Questo è il secondo sistema, e poi c'è il sistema liscio, quindi HS21, permette di avere una superficie liscia e omogenea. Questi sono i tre sistemi principali che vengono usati nel mondo del food and beverage. Però tutta la tecnologia si chiama SikaFlor Purchem. Quindi il professionista però contatta, come sempre, voi, che con una valutazione della situazione sapete indicargli
chiaramente in base al carico termico, le sollecitazioni meccaniche, eccetera, quale tipo di soluzione è la più idonea. Però chi Allora, vuole cercare le schede sul sito, magari è HS21, HB22 e HM20. Quindi questi sono i tre sistemi principali. Poi ce ne abbiamo altri che devono essere spiegati. Ecco, spiegarli qui è un po' riduttivo. perfetto, Ci vuole più perfetto. tempo. Allora, no, tra l'altro oggi credo che tu sia stato sufficientemente esaustivo come panoramica perché ho ancora una domanda rispetto a quelle che ti ho fatto precedentemente, che come ti dicevo spesso va poi a travalicare un pochino anche gli usi che presentiamo legati proprio alle tecnologie che vengono presentate. Ci chiedono relativamente quindi al sistema PurChem, quindi stiamo già parlando di questa seconda parte che hai preso in considerazione. Il riferimento secondo me a quella slide dove hai presentato le tre tecnologie differenti e i contesti di utilizzo. Ci chiedono se il sistema PurChem può essere utilizzato in un ambiente di lavoro seminterrato e soggetto ad umidità da risalita capillare. E se è il sistema più idoneo per trattare quel tipo di situazione. Ambienti di lavoro, sì, può anche essere utilizzato quello, ecco. Soggetto all'umidità di risalita capillare, questo è il discrimine un pochino. Sì, può essere applicato questo sistema. Eventualmente, se si vuole ovviamente avere un sistema classico, si può fare una classica barriera al vapore e poi metterlo in epossidica. Ecco, l'unica cosa che si deve tenere conto, come dicevo prima, è che se io voglio un bel giallo, voglio, che ne so, un verde particolare di una certa gamma RAL, ecco, qua non possiamo darvi dei RAL. Qui c'è verde, blu, grigio, rosso e basta. Quindi sono 4, 5, 6 colori, ma senza dare colore RAL. Se io invece voglio un colore RAL 7032 o 606022, allora devo spostarmi su altri tipi di sistemi, ma in questi casi devo applicare una barriera al vapore se ho dell'umidità di risalita. Certo, e quindi diciamo che il discrimine principale, la cosa inizialmente da valutare è la destinazione dove andare ad inserire, dove andare a trattare, perché come dicevi tu, ci possono essere situazioni dove l'estetica è importante e andiamo con una determinata tecnologia, altri sono luoghi di lavoro, quindi forse la scelta principale, correttamente ripartito da qua, è questa. Certo. Poi ci si dedica a capire quali sono le forze che vanno ad impattare su quella pavimentazione, ma solo Esatto. successivamente alla valutazione. Esatto. C'è una Allora, brochure Alessandro. sul sito, Sì? una cosa che tratta solo dei sistemi food and beverage, cioè delle aree food and beverage. Ed è molto bella perché vi fa una mappa ipotetica di un'azienda, ma vi differenzia per ogni area qual è il tipo di sistema idoneo per quel tipo di applicazione. E non c'è solo il portano cemento, ma vedrete che c'è l'epossidica e c'è il metacrilato. La potete cercare tranquillamente sul sito. Certo, e, ci chiede se proprio lo stesso professionista di prima che ci ha fatto la domanda sull'ambiente interrato soggetto all'umidità da risalita, se in questo pacchetto è possibile per appunto risolvere quella problematica inserire una membrana impermeabilizzante. Sì, l'unica cosa è che se ho una membrana impermeabilizzante vuol dire che ho non umidità, ma ho infiltrazione, quindi ho controspinta. Quindi bisogna analizzare bene, bisogna differenziare bene se ho umidità di risalita e allora fino al 6% va bene il poliuretano cemento, o se ho delle infiltrazioni anche a livello di pressione idrostatica e allora lì vado con impermeabilizzazione e via dicendo. Quindi lì devo differenziare un po' le cose, ecco. Certo, perfetto. Allora, vediamo, ci ringraziano, quindi se non arrivano altre domande, io approfitto di qualche minuto ancora che vi ho qua, riallacciandomi tra l'altro proprio a questo argomento dell'umidità di risalita, per annunciarvi che dalla prossima settimana abbiamo già inserito sul sito il proseguimento del calendario
di appuntamenti che faremo con Sica Italia, la Sica Italia Web Academy, quindi continua, abbiamo appuntamenti fino a fine giugno. Vi do un annuncio perché si sposta nel pomeriggio, quindi l'appuntamento diventerà sempre il mercoledì, ma dalle 17 alle 18, quindi ci spostiamo al pomeriggio, lo dico perché ci sono molte persone che ovviamente stanno seguendo tutti i vari appuntamenti. Ritroveremo ancora il flooring, quindi sicuramente con Alessandro e Maria Elena, vedo già che c'è un appuntamento dedicato alle soluzioni per aree industriali, quindi andremo un pochino a snocciolare queste pavimentazioni. Abbiamo visto le aree sanitarie, abbiamo visto l'industria del food and beverage, andremo a vedere anche quali particolari soluzioni per gli ambienti industriali. Altra cosa per cui mi ero riallacciato è che terremo proprio un webinar specifico sulla salubrità degli ambienti indoor, quindi come andare a risolvere la problematica dell'umidità di risalita e delle muffe. Quindi quello lì potrebbe essere una occasione per andare a capire un pochino meglio come risolvere proprio nello specifico quella tematica. Parleremo ancora di coperture, parleremo di bagni e cucine, quindi ci spostiamo assolutamente all'interno dell'ambiente residenziale domestico, rimanendo sempre in quell'ambito, impermeabilizzazione, ristrutturazione di terrazzi, balconi e facciate, quindi anche quel tema. Però un'altra cosa molto importante che sarà oggetto del webinar della prossima settimana, quindi mercoledì 20 maggio alle ore 17, mi raccomando, trattiamo il tema delle soluzioni antisfondellamento. Quindi non so se tra voi professionisti che ci avete seguito oggi siete proprio orientati in maniera specifica su queste tematiche che abbiamo trattato oggi, o, ma lo vedo anche dalle vostre domande, avete magari un interesse non solo così altamente settoriale da volervi magari interessare anche al prosieguo delle attività in altri ambiti. Detto questo, io vedo che stanno arrivando solo ringraziamenti, quindi presuppongo che la trattazione di oggi è stata esaustiva. Maria Elena, non ti abbiamo chiamato in causa Grazie. tanto, non so se sei riuscita poi ad entrare nel dettaglio con quel professionista che chiedeva qualche aspetto in più legato alla chimica di quell'indurimento fondamentalmente del sistema di cementizio che abbiamo presentato Io all'inizio. credo che sia, cioè, ho interpretato perché poi ho mandato una domanda a cui non ho ancora ricevuto una risposta, poi magari in giornata cercherò di rintracciare quando abbiamo l'elenco per chiamarlo direttamente. E credo che sia perché normalmente nei calcestruzzi tradizionali il calcestruzzo deve essere bagnato a rifiuto. L'Artop 60 e l'Artop 70 non richiedono una bagnatura a rifiuto della superficie per l'indurimento, anzi. Non è proprio prevista in specifica perché ha una curva di catalisi tale per cui il materiale non necessita di avere questa tipologia di lavorazione per sviluppare le sue resistenze meccaniche che vengono sviluppate attraverso additivi, attraverso altri materiali che sono all'interno della formulazione. L'unica cosa che bisogna fare sull'Artop 60 e l'Artop 70, nel caso si decida di fare un rivestimento in resina e fare una polimerizzazione con il possilico entro il tempo utile con uno spolvero di sabbia, se no diversamente se vogliono fare anche lavorazioni normali anche col telo di nylon, però non è previsto la bagnatura del rifiuto della superficie neanche nella polimerizzazione del sottofondo perché è il suo primer che non è possibile per l'altro solido. Quindi per quello che forse Alessandro poi non ha capito la domanda, perché effettivamente non abbiamo parlato di bagnare a rifiuto il supporto perché non è previsto, cioè proprio non è specificato e non si fa con malte così prestazionali. Ci sono tante malte prestazionali anche in altri ambiti che non richiedono la bagnatura del supporto per avere l'ancoraggio, per avere migliore distensione, quindi non è un'anomalia, dipende com'è la curva, com'è stato additivato il materiale e com'è processato. Normalmente la bagnatura a rifiuto serve per il ritiro del materiale, serve per rifare un ritiro controllato. Essendo un materiale esente ritiro, non prevede nessun tipo di accorgimento particolare. Quindi non c'entra con la catalisi, c'entra normalmente con raffreddare la superficie in maniera tale che il ritiro sia controllato, ma in questo caso il materiale non crea un calore eccessivo, in ogni caso è a ritiro zero e quindi non necessita di eventuale bagnatura a rifiuto. Per quello che non capivo la domanda, perché non capivo la connessione, se invece era inteso per altri tipi di necessità, siamo qua, io e Alessandro non esiteremo, esiteremo sicuramente a ricontattarlo per darle tutte le informazioni in merito al professionista, insomma.
Perfetto, allora peraltro vi ricordo appunto slide che molti ci hanno chiesto, vi arrivano via posta elettronica tra un paio d'ore circa, forse anche meno, quindi dal termine di questo webinar. Potete rivederlo dalla prossima settimana, ma intanto potete intrattenervi con tutti i webinar precedenti sul canale di Sika Italia e ricordo sempre che poi Sika, perché io controllo, mi piace andare a verificare anche le attività di follow-up che fanno i nostri ospiti, risponde in maniera scritta alle domande, quindi nei prossimi giorni riceverete una mail via posta elettronica per tutti dove ci sono le cosiddette FAQ, quindi le domande più frequenti con una risposta scritta e tutti i link e i contatti per prendere appunto contatto con i nostri relatori. Quindi detto questo, io vi ricordo settimana prossima dalle 17 alle 18, scusate se insisto, ma ormai io vedo che si è creata una sorta di abitudine per i nostri professionisti e quindi è molto importante che vi ricordo questo cambio di orario, no? Per non ritrovarci poi mercoledì mattina qualcuno che ci cerca alle 11, no? Quindi il mercoledì giornata rimane quella, ma dalle 17 alle 18. Detto questo, ringrazio nuovamente Alessandro, ringrazio Grazie Maria Elena per quest'ultimo intervento e questa precisazione. L'orario un po' prima del solito, ma è quello che ci porta all'ora di pranzo, quindi auguro a tutti un buon pranzo, un buon proseguimento di giornata e arrivederci al prossimo mercoledì. A presto. a tutti. Ciao, Grazie, arrivederci. arrivederci. Grazie.